La bella notizia che abbiamo ascoltato ieri è che l'amore di Dio è infinito, è preveniente, è Lui che ci ama per primo, è un amore fedele a se stesso che non varia mai, neanche quando siamo nella profondità del peccato. Lui ci ama e basta perché non può rinnegare se stesso. La cattiva notizia è che se è vero che ieri abbiamo detto nulla ci potrà separare dall'amore di Cristo, in verità una sola cosa ci può separare dal suo amore ed è il peccato. Questa è la brutta notizia. L'obiettivo della catechesi di questa sera è convincerci di peccato. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo, è Lui che ci compunge il cuore, come ha compunto il cuore di coloro che erano presenti il giorno di Pentecoste, quando Pietro annunciò loro il cherigma della morte e risurrezione di Gesù. Allora, non si tratta di essere accusati di peccato, perché di accusatore c'è soltanto uno. Ed è il nostro nemico per eccellenza, il diavolo, l'accusatore, l'omicida fin dal principio, il padre della menzogna. E lui vorrebbe in ogni modo inoculare dentro il nostro spirito e la nostra mente, questa menzogna di morte che continuamente ci accusa davanti a Dio del nostro peccato, del male che abbiamo fatto, e adesso è importante capire che cos'è il peccato. Il peccato è un termine che viene dal latino pex, derivato da pes pedis, che significa piede, e significa che quando viviamo l'esperienza del peccato, il nostro piede diviene difettoso. Perché diviene difettoso? Perché cammina su una strada sbagliata. Fondamentalmente, peccato significa mancare lo scopo, l'obiettivo della propria esistenza, mancare il significato profondo, pieno del perché siamo qui su questa terra. Che significato ha tutto ciò che viviamo e verso dove siamo diretti? Il peccato allora è un errore di impostazione della nostra vita, e quell'errore che purtroppo abbiamo ereditato dai nostri progenitori all'origine, tanto è vero che si chiama peccato originale. E ognuno di noi contrae questo peccato originale nel momento in cui viene concepito per via naturale nel grembo della propria madre. Quindi è una tara negativa che ereditiamo nella nostra umana natura. Infatti, andando a Genesi capitolo 3, versetto 4, qual è l'astuzia dell'antico serpente? Quello di insinuare nella donna, in Eva, la diffidenza sulla bontà del comandamento di Dio. Infatti, mentre Dio aveva detto ad Adamo ed Eva che avrebbero potuto mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma soltanto di un albero non avrebbero potuto mangiare, dell'albero della conoscenza del bene e del male, il serpente, l'ingannatore, dice ad Eva: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Ecco la tentazione di origine, voler diventare come Dio. È quello che insinua Satana, perché
perché il primo peccato è stato fatto da lui. Lui voleva sedersi al posto di Dio, essere al di sopra di Dio, ed è sprofondato nell'inferno. E la stessa tentazione la insinua ai nostri pregenitori. Non è vero, se voi mangiate diventerete come Dio. Qua non si tratta, perché quella è una storiella colorata per bambini che sa più di fiaba, non è la questione della mela o non mela. Nella parola di Dio non c'è scritto questo. C'è scritto invece che Eva e subito dopo Adamo contravvengono al comandamento di Dio. È la prova delle prove. Loro dovevano dimostrare un'adesione totale, incondizionata a Dio come loro creatore. Purtroppo vengono meno. E quando Dio vede l'uomo Adamo perso, è come se la Trinità riflettesse dentro di sé e dicesse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Attenzione, Dio non dice l'uomo è diventato come me, come uno di noi, al plurale. Per la conoscenza del bene e del male. Poi c'è un'altra annotazione significativa, perché mentre prima era in connessione totale con l'albero della vita, gli viene preclusa questa possibilità di attingere alla fonte stessa della vita, che è Dio, simboleggiata nell'albero della vita. Egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre. Ecco, essere uniti come fonte, come radice all'albero della vita significa essere pienamente uniti a Dio. Questa comunione che viene infranta con il peccato originale. Col peccato di origine, in verità, la conseguenza più nefasta per l'umanità, per ogni uomo e per ogni donna sulla terra, è non avere in sé più la vita di Dio. Non può prendere più dell'albero della vita, non può mangiare più dell'albero della vita e non può vivere più per sempre. Viva sempre significa viva per l'eternità. Allora vediamo cosa ha causato il peccato di origine. Ha causato una grande divisione. Il peccato dell'uomo ha diviso l'uomo dal suo prossimo, lo ha messo in conflitto con il creato e l'ha separato dall'amore di Dio. Sicché l'uomo nel peccato non ha più quella pienezza di vita divina, quella giustizia, quella santità che gli apparteneva per creazione. Noi per creazione, prima del peccato d'origine, eravamo santi ed eterni. Ecco, sempre la conseguenza del peccato porta divisione e conflitto. Il diavolo, oltre che accusatore, è colui che divide. E quindi noi ci troviamo divisi in noi stessi, divise in conflitti e in conflitto con il nostro prossimo, in conflitto con il creato e separati dall'amore di Dio. È per questo che il peccato ci impedisce di sperimentare l'amore di Dio. L'unica cosa che ci impedisce di sperimentare l'amore di Dio, l'unica cosa che ci separa dall'amore di Dio, come abbiamo detto all'inizio, è il peccato. E uilala, pardon,
Quindi, come abbiamo detto prima, l'uomo si allontana dalla fonte della vita, dalla moglie accusandola, si separa dall'armonia del creato e se lo fa nemico, combatte contro Dio, contro se stesso, contro il prossimo e contro il creato. In Adamo tutti abbiamo peccato. La nostra natura è una natura di peccatori. Nessuno può dire io non ho peccato. È Gesù stesso che lo riprende nel Vangelo quando dice chi è senza peccato scagli la prima pietra. E il Salmo 50 ci ricorda che questa è la nostra natura decaduta. Nella preghiera che Davide innalza a Dio per invocare il perdono e la misericordia per il suo peccato, dice: ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Questa è la nostra condizione. E in Adamo, come dice Paolo ai Romani al capitolo 3, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il peccato di Adamo con la morte si è riversata su tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutti i luoghi. E anche il Salmo 142 riconosce questa verità ed esclama: non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Questa è la verità. Guai a chi si sente giusto, nessun vivente davanti a te è giusto. Quindi, ritornando alla lettera ai Romani, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E Giacomo ci mostra qual è la dinamica del nostro peccato come natura corrotta e per quale motivo noi pecchiamo. Ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Si intende la morte spirituale. Quindi, a causa del peccato, l'uomo sperimenta la malattia fisica, la morte corporale ed eterna, il disordine morale, il conflitto, l'angoscia, la disperazione, un'esperienza che noi facciamo, non dico quotidianamente, ma quasi quotidianamente. La gelosia, l'invidia, l'odio, la lussuria, le inimicizie, le magie e le stregonerie, l'idolatria del potere, del piacere e del possedere. In una parola, l'uomo che pecca rovina se stesso, come dice Proverbi 8:36, chi pecca contro di me danneggia se stesso. Il peccato che noi compiamo non fa male a Dio, Dio rimane sempre Dio. Il peccato che noi compiamo fa male a noi stessi. E tutto può essere riconducibile in quella esperienza originaria di peccato dei nostri progenitori, che hanno peccato di idolatria, volevano essere come Dio. Quando siamo, come dire, imprigionati dal nostro orgoglio, quando il nostro io deve essere al centro della nostra vita e tutto deve ruotare attorno a noi, compreso Dio, quello è un peccato di idolatria. Ci sostituiamo a Dio, vogliamo metterci al posto di Dio, e questo è il più grande peccato. In verità, i due peccati più gravi sono l'idolatria, che porta all'incredulità. L'idolatria e l'incredulità sono i peccati più gravi, perché stanno a fondamento di tutti gli altri peccati. Qual è l'opera di Dio? Lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: che credano in colui che tu
hai mandato. Mentre il peccato di origine è stato un peccato di ribellione e di conseguenza di incredulità, perché non hanno creduto nella parola del Creatore, ma hanno creduto nella parola del tentatore, così ogni peccato ha come fondamento questi due peccati gravissimi, che sono l'idolatria e l'incredulità. Allora, chi ci libererà dal peccato? L'uomo da se stesso, da noi stessi, non avremo la forza né siamo capaci, perché la nostra natura è peccaminosa. Ogni uomo pecca perché la sua natura è generata nel peccato. Quindi noi pecchiamo, noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori per natura. Questo deve essere chiaro. Come la radice di un albero di limoni produce limoni perché la sua radice è quella di produrre limoni, noi facciamo peccati, produciamo il peccato perché la nostra radice è quella di essere dei peccatori. Dunque non abbiamo da noi stessi il potere di salvarci. Il peccato è come la nostra ombra. Per questo abbiamo bisogno di un Salvatore senza macchia, senza peccato. Abbiamo bisogno di Dio, che è la fonte della nostra vita, è il nostro Creatore. Abbiamo bisogno di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'agnello di Dio che toglie il mio peccato e il tuo peccato. E noi spesso facciamo l'esperienza di Paolo: con la mente serviamo Dio e vogliamo fare il bene, col corpo, con la lingua, con le azioni, col modo di reagire, di fare, con il nostro nervosismo, con la nostra ira, con la nostra impulsività, compiamo il male. Leggiamolo questo passo perché è importante farlo nostro, per capire come anche noi viviamo l'esperienza di Paolo. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio, dice Paolo. Infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Dobbiamo riconoscere che il peccato abita in noi e che da questo peccato ci può liberare solo la grazia e la misericordia di Dio. Io trovo dunque in me questa legge, ciascuno faccia propria questa affermazione di Paolo, quando voglio fare il bene e il male accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato, dovremmo dirlo pure noi, siamo degli sventurati. Se Dio non ci usasse misericordia, se noi per sua grazia non riconoscessimo il nostro peccato e non gli chiedessimo perdono, sono uno sventurato, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? E poi aggiunge, ecco la risposta, che è anche la nostra risposta: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Per questo Gesù noi lo invochiamo come Salvatore, perché veramente solo Lui ci ha salvato dal male, dal peccato, dal maligno e dalla morte eterna. E allora, se detestiamo il male, che purtroppo facciamo, dobbiamo imparare a fare il bene. Dice l'apostolo Pietro nella sua lettera: non lasciatevi vincere dal male, ma vincete il male
con il bene. Chi potrà stare alla presenza del Signore? Chi potrà vivere nella sua amicizia? Chi potrà meritare la vita eterna? Così dice il salmista quando prega, e questa dovrebbe essere la nostra preghiera per ricordare a noi stessi da che cosa, da quale male, da quale peccato dobbiamo liberarci, dobbiamo convertirci. Chi dimorerà? Chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa. Colui che cammina senza colpa, ma la parola stessa di Dio dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. E il Signore però ci vuole senza colpa. Agisce con giustizia, è giusto, non è parziale, non fa compromessi, non fa preferenze utilitaristiche per i propri bisogni egoistici. Parla lealmente, non fa dietrologie, non dici una cosa e pensi un'altra, non vivi nella doppiezza, non vivi nella menzogna, non hai un cuore doppio. Dire di una persona che è leale significa che è una persona autentica. Se deve lodarti, ti loda perché ci crede, perché ti stima, perché ha fiducia in te. Non ti loda e poi dentro al cuore ti disprezza. Se in un momento di nervosismo, di stanchezza, passatemi il termine, ti deve mandare a quel paese, ti manda a quel paese, ma poi ti vuole più bene di prima perché è una persona autentica, una persona vera. Non ti lava la faccia, non ti recita 1000 parti. Ecco, il Signore ama chi è leale. E chi può essere leale se non chi impara ad essere vero con se stesso, a chiamare il bene che è in lui bene e anche il male che c'è in lui, riconoscerlo e chiamarlo male e ripetere contro di te, contro te solo peccato, Signore, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Io l'ho fatto. Nelle nostre situazioni di male, di errore, di peccato, spesso per mettere a tacere la coscienza andiamo a trovare sempre il capro espiatorio fuori di noi, andiamo a caccia dei peccati altrui. Ma è terribile questo, questo è demoniaco, perché è il gioco di Satana. Satana ci fa cadere, poi ci accusa, ci fa sentire veramente una nullità e ci fa credere che non saremo mai capaci di salvarci. Questa è una grande menzogna. Essere leali significa essere veri con se stessi, chiamare il bene bene, il male male, il peccato peccato, l'amore amore. Non calunnia il prossimo con la lingua. Quanto è grave questo peccato e quanto è diffuso. L'apostolo Paolo, non ricordo adesso se era alla comunità dei Corinti, comunque in una delle prime comunità cristiane che lui stesso aveva fondato, diceva: se vi mordete a vicenda, guardate almeno di non distruggervi. Quanto ci si morde a vicenda, con i pettegolezzi, con le calunnie. C'è un passo della parola di Dio nel quale il Signore dice: chi calunnia in segreto il suo prossimo, io non lo potrò sopportare. Pensate quanto è grave questo peccato, calunniare il prossimo in segreto, parlare male di un fratello, di una sorella, dietro le spalle, in segreto, e diffondere piano piano, da una bocca all'altra, da una bocca all'altra, questa zizzania. È un peccato terribile, quello della lingua. Dobbiamo fare molto attenzione su questo, perché una famiglia, una parentela,
un'amicizia, una comunità che danno spazio al pettegolezzo, alla calunnia, al discriminare l'altro, è una comunità divisa in se stessa, dice Gesù. Una casa divisa in se stessa va in rovina. Ricordatevi che dove c'è divisione c'è sempre l'opera di Satana, l'opera del male, l'opera del peccato. Non fa danno al suo prossimo. Ci sono alcune persone che godono di fare gratuitamente del male agli altri. Possono essere dei vicini di casa, possono essere dei parenti, possono essere anche degli amici o pseudamici. Tutto questo è motivato, la molla che spinge a fare del danno al prossimo, ricordatevelo, è sempre l'invidia. L'invidia. Non gioisco del bene dell'altro, ma soffro quando l'altro sta bene. Soffro quando l'altro è nella gioia, soffro quando l'altro è nella salute. Sapete chi è così? Satana. E quando siamo così, noi siamo satanici. Il diavolo è triste, è arrabbiato, ci odia quando ci vede nella gioia, sereni, in salute, pieni di fiducia, pieni di speranza, pieni di vitalità. E allora ogni volta che noi soffriamo per il bene del nostro prossimo e gli procuriamo direttamente o indirettamente un danno, noi stiamo compiendo l'opera di Satana. E se compiamo l'opera di Satana, come possiamo sentirci figli di Dio? Come possiamo dirci figli di Dio? Non lancia insulto al suo vicino, presta denaro senza fare usura, un'altra piaga diffusa un po' dovunque. E le persone la vivono come un qualcosa di lecito, anche di giusto. Quante persone sotto usura si sono distrutti. Alcuni sono arrivati persino al suicidio, famiglie intere distrutte, e altri che si arricchiscono sulle loro sofferenze, sui loro drammi, sulle loro tragedie. Non accetta doni contro l'innocente per corrompere il giudice di turno, come succede, per cui spesso, anzi mi auguro che non sia spesso, la giustizia è ingiusta proprio perché ci sono anche dei giudici corrotti. Accetta doni contro l'innocente per accusare l'innocente e vincere una causa ingiusta. Colui che agisce in questo modo, cioè si riferisce a chi cammina lealmente e quant'altro, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Il male allora non va mai giustificato, non va mai, reso quasi innocuo, perché il male è male, il peccato è il peccato. Dal male non si può trarre mai il bene. È l'assurdo di ciò che sta succedendo oggi. Ci si riempie la bocca di pace e si armano fino al settimo cielo e continuano a bombardare e continuano a fare del male e continuano a morire degli innocenti. Non si può affermare il bene e comportarsi in modo totalmente contrario. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che nella Genesi Dio, dopo il peccato di origine, ha detto che l'uomo non poteva più attingere all'albero della vita né mangiare del frutto dell'albero della vita. Questa è la conseguenza più grave del peccato di origine. Abbiamo perso Dio e abbiamo perso la vita eterna. Non abbiamo diritto alla vita eterna se non in Gesù Salvatore. E l'Apocalisse
ci ricorda questo passo che dovrebbe un po' farci pensare, ci dovrebbe spingere a un'adesione più convinta e incondizionata al progetto di Dio, al Vangelo della salvezza. Qui parla del giudizio universale fondamentalmente, ed è una parte, pochi versetti del capitolo 20 del libro dell'Apocalisse. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita, il libro della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Ecco, siamo noi che scriviamo sulla pagina di quel libro, non è Dio. Siamo noi con le nostre scelte, con le nostre azioni, con il bene che facciamo, con il male che compiamo. Noi scriviamo nelle pagine di quel libro. E ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Il mare restituì i morti che esso custodiva, e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. È biblico, lo stagno di fuoco è l'inferno. Se qualcuno vi dice che non esiste né l'inferno e né il diavolo, è fuori dalla dottrina cattolica, è fuori dalla fede cristiana. Furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la seconda morte. La dannazione eterna viene chiamata seconda morte. Lo stagno di fuoco, e chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Noi non riflettiamo mai a questo. Noi pensiamo che alla fine Dio perdona tutto, che è misericordioso. Dobbiamo temere Dio, dobbiamo temere il suo giudizio, dobbiamo temere la sua giustizia, e anche questo è un dono dello Spirito Santo. Tanto è vero che uno dei sette doni che riceviamo con il sacramento della cresima è il timore di Dio, che non è quella paura che ti allontana da Dio, ma è un dono che ti fa prendere coscienza della sua santità, della sua onnipotenza, di tutto ciò che egli è in se stesso, essere infinito, ed innanzi a lui non siamo meno che un pulviscolo di sabbia. Allora vogliamo chiedere al Signore questo santo timore di Dio. Talvolta ciò che ci frena nel peccare, nel comportarci male, è il timore di Dio, che spesso abbiamo dimenticato, che spesso abbiamo dimenticato. Dio è giustizia e misericordia, camminano insieme, non è solo misericordia, non è solo giustizia. E allora ringraziamo il Signore perché questa sera penso ci abbia parlato e vuole darci la grazia di riconoscere il nostro peccato, ogni giorno di saperlo confessare per prepararci bene anche a quella che è la confessione sacramentale, ma nella nostra confessione, nella nostra preghiera quotidiana, ogni giorno dovremmo riconoscere il nostro peccato e poter dire, saper dire contro di te, contro te solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.